ciao e grazie. E il mio ultimo saluto come sindaco al Festival del Mare dei Libri, perché io finirò il mio compito a ottobre, questo passaggio temporaneo della città, che è stato un viaggio di 10 anni. Io vi voglio ringraziare davvero con l'anima e non solo col cuore, perché le città devono avere un'anima. Le città non sono un fatto di ragioneria, di numeri, di calcoli. Anche per un sindaco hai X risorse, tot mila milioni di euro, allora fai una strada, non fai una strada, fai una cosa piuttosto che un'altra. È chiaro che i comuni servono, ma se le città non hanno un'idea di città, se le città non hanno la consapevolezza che le fondamenta appunto di una città sono quelle di una comunità che si sente tale, cioè di una comunità che appartiene ad un luogo e appartiene ad un luogo attraverso le relazioni che costruisce in quel luogo, non c'è città che tenga, non c'è città che possa avere grandi numeri, grandi strade, perché puoi essere una grande città, ma anche un grande deserto. E allora le città piene sono le città vere, e le città vere sono le città che hanno un'anima. E le città che hanno un'anima pensano a come essere città, a come essere comunità. E si pensa, ad esempio, se si ha la consapevolezza di quanto conta l'apprendere, il capire, avere chiavi di lettura. Ma che cosa meravigliosa è un festival dei ragazzi che leggono i libri? I ragazzi che leggono i libri sono quei ragazzi che tentano di dare a se stessi, ma anche a coloro che hanno vicino, delle chiavi per saper stare meglio insieme. Non sta a me dire qui cos'è la potenza di un libro, no? Stimolatrice di sogni, di fantasie, di emozioni, ma anche di approfondimenti tecnici, di scienza, di coscienza. Nei libri, se non avessimo avuto i libri, se non leggessimo i libri, se non ci confrontassimo con gli interrogativi dei libri, non avremmo neanche la ricerca, e senza la ricerca oggi magari non riusciremmo ad uscire dal Covid, non riusciremmo ad affrontare la pandemia. E quindi avere in una città i ragazzi che leggono dei libri è una, come dire, uno scrigno, un tesoro da pulire, da proteggere, perché se ci sono i ragazzi che leggono, le città saranno migliori, perché saranno città più approfondite, saranno città più sostenibili, perché nei libri capisci che magari in Svezia sono un po' più avanti di te per la tutela del paesaggio, per fare di un quartiere un luogo dove non ci si va solo a dormire, ma si vivono relazioni comunitarie in un quartiere, le periferie, ne avete sentito parlare. E io sono certo che farò confusione con queste parole, tra l'altro sono abbastanza preparato a fare della confusione. E poi anche le parole sono belle. Un mare di libri, sì, no? Un mare di cose, un mare d'amore, un mare di libri. Libro è mare, e mare è libro. Perché il libro è una partenza che ti porta anche ad un approdo, no? Si vuole arrivare al finale. E in quel viaggio tra la partenza e l'approdo c'è dentro la fantasia, come dicevamo, l'emozione, l'apprendimento. E anche il mare è un orizzonte aperto come un libro, che però ti porta ad avere un approdo, a cercare un approdo, per poi arrivare attraverso un mare tempestoso o calmo a quell'approdo per poi ripartire. Quindi sono anche due belle parole che stanno insieme, si confondono, si completano. E vi lascio con questo. Poco tempo fa mi è arrivata una foto di me bambino con mio babbo, e mi è arrivata sul telefonino, l'ho allargata, e c'era mio babbo che mi teneva per mano, io piccolo, e aveva da una mano, con una mano mi teneva e con l'altra teneva un libro. E allora ho provato a vedere, no? Ho detto, ma quel libro forse lo conosco. Era Il giardiniere dei sogni di Gianni Rodari.
E poi ce n'era un altro che spuntava e ho capito che era Giovannino per Digiuno. Il Covid secondo me ci ha insegnato anche questo, che questi momenti bui dove siamo compressi, tesi, dove abbiamo paura, dove vediamo che le nostre speranze sono un po' annichilite, colpite, ferite dalla dimensione della vita che non possiamo vivere come vorremmo, beh, questi momenti possono essere anche formidabili occasioni di autocoscienza per le società che ne sono investite. Riflettere che non ci sono solo le parole avanti, 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 e molto spesso per avanti, avanti, avanti voleva dire consumo, consumo, consumo di tutto, dell'ambiente, dell'aria. Eravamo arrivati ad avere dei lungomare col PM10 e con le macchine, lungomare, era un lungo cofano, e poi respiravi c'era il PM10, le polveri sottili. E poi bisognava andare talmente avanti che costruivamo talmente case che siamo arrivati a costruirle nel mare, e le acque reflue, le fogne le scaricavamo al mare. Allora questo momento di buio, questo alt che è arrivato, che è frutto anche dell'incrocio di un inquinamento ambientale, animale, che ha causato il virus, noi dobbiamo prenderlo anche come formidabile occasione di ripartenza con un pensiero di lungo periodo. Le città non si trasformano da qui al domani, cioè dall'oggi al domani. Dobbiamo pensare a come fare una bicipolitana, ci vuole tempo, ci vogliono 10 anni, costruire un reticolo di bici, togliere le macchine dal lungomare, fare gli scarichi sotto terra perché l'acqua sia pulita. Ci vogliono dei processi, bisogna avere degli orizzonti lunghi. I libri ti aiutano ad avere degli orizzonti lunghi. La città è cambiata, ma non è arrivata. Io vado a casa come sindaco col magone perché quell'asilo non si è riuscito a farlo al meglio, quella strada c'è una buca. Però la nostra è una città libera, in cambiamento, che sta arrivando ad alcuni traguardi per avere, come dire, un lungomare che diventa piazza, relazioni, non solo l'algoritmo, non solo i social. Abbiamo bisogno di umanità. L'umanità c'è se ti vedi, se ti abbracci. Sconfiggiamo il virus con la scienza, costruiamo un lungomare che diventa una piazza, ci prendiamo una bicicletta e arriviamo in questo centro storico che ci dice che è millenario e non va offeso. Il teatro era distrutto, il teatro è risorto, ci sarà il Fellini Museum tra poco. Ecco allora cosa servono i libri. Serve magari avere Gianni Rodari da bambino che ti leggi, che ti dice che si può essere anche giardiniere dei sogni, che ti dice che puoi perderti di giorno come Giovannino, e però in quel perdersi, quella lettura ha fatto sì che tra poco tempo nella nostra città un mare di libri, un lungomare di libri, un lungomare di sogni. Non ci saranno macchine, le acque saranno pulite, ci saranno le dune, ci sarà il verde, ci saranno delle palestre e, pensate un po', ci saranno degli spazi giochi ispirati a Gianni Rodari, con una stazione per ogni dove, con il campo delle fragole di mare, con le sardine nelle foreste. Se io non avessi letto quel libro, forse non avrei sognato nella mia città di avere un lungomare come quello. Quindi grazie per proteggere tutte le letture che vorrete fare, da quelle scientifiche a quelle fantastiche, perché unire la terra sotto i piedi, da dove vengo, le radici e i sogni, è come unire la scienza e la fantasia. E voi siete quello scrigno prezioso che racchiude i sogni, la consapevolezza, e quindi adesso prendetevi tutta la città che aspetta le vostre fantasie e i vostri sogni. Grazie per aver dato la città, grazie alla nostra Presidente, per aver dato alla nostra città questa grande opportunità.